Senti Fausto, da quello che dici, la battaglia dell'ultimo Berlinguer sulla scala mobile aveva un valore enorme. Molti hanno detto che difendeva il potere del PC, ma in realtà mi pare che ci fosse la comprensione che in quella scala mobile, che aveva anche elementi peraltro fondamentali come quello del punto unico di contingenza, che davano anche una dimensione sociale, non solo economica, alla scala mobile stessa, ci fosse gran parte della potere conquistato nella stagione straordinaria dei Ma contratti. di più, secondo me, cioè, lì proprio, io non sono mai stato, diciamo, berlingueriano, specie nella prima fase del compromesso storico, avevo un atteggiamento assai critico per quel niente che valeva, ma io invece ho sempre considerato il suo atto di ribellione all'ordine delle cose esistenti, cercando un'opposizione, diciamo, che è andata dai 35 giorni fino alla scala mobile, perché secondo me aveva colto che si stava discutendo non del potere del PC, ma della radice di classe del Partito Operaio, che cioè quello che veniva messo in discussione attraverso l'attacco, quell'attacco non era semplicemente a una condizione economica, ma a una condizione economica, sociale e politica. E che cioè se il Partito Comunista e il sindacato non avessero fatto una lotta esplicita in difesa di quelle conquiste, avrebbero rinunciato per allora e per sempre alla loro radice di classe. E però questo problema, lì sospeso, oggi torna acutamente. Se Sì, uno ecco, dice questa è infatti la che parte che dobbiamo. volevo porti adesso, anche tenendo conto di una cosa che sicuramente ti avrà colpito, di questo sciopero americano che si va profilando dentro le principali fabbriche automobilistiche in cui chiedono addirittura il 36% di aumento. Che cosa dobbiamo fare, come negli Stati Uniti, una rivendicazione di questo tipo o altro? Intanto bisogna capire cosa sta succedendo. E è significativo che noi abbiamo avuto due grandi e diversi moti di contestazione, di critiche, di lotta, che nascono una nel cuore dell'Europa, la Francia, con la straordinaria mobilitazione contro la legge sulle pensioni, in realtà in un conflitto che ha opposto il popolo alla élite. E l'ha opposto in nome di un'idea del lavoro e della vita radicalmente diversa da quella dell'ICA e di Macron, e adesso questa americana. È molto importante questa americana, anche questa francese, perché dice una cosa importante, che il conflitto sul lavoro e sulla vita ormai si compongono strettamente, ma non secondo la vulgata della resa, secondo cui non ci sarebbero più le condizioni del conflitto perché i lavoratori sono individualizzati, perché c'è la ristrutturazione capitalistica, perché c'è la tecnologia, perché c'è la rivoluzione della tecnica e della scienza, perché c'è l'intelligenza artificiale. No, non per tutte queste obiezioni mosse impropriamente alla possibilità di agire il conflitto, ma perché proprio in una condizione come quella americana, e in condizioni così radicalmente diverse, quali quelle dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e quelle della più classica delle industrie novecentesche, cioè l'automobile, e in particolare in quel cuore del cuore dello sviluppo industriale che sono le tre major della produzione automobilistica americana, riesplode il conflitto. Esplode nei punti alti della popolazione lavorativa, in quella. Guy Debord aveva parlato della spettacolarizzazione della contesa e della società e aveva ragione. E allora, proprio in questo punto che possiamo considerarlo un punto alto di tendenza della società, quella delle comunicazioni, riparte il conflitto sociale. E riparte però anche con una citazione delle vecchie forme di organizzazione di lotta del conflitto operaio. E parallelamente a dire che il conflitto non dipende né dalla struttura tecnologica né dalla condizione sociologica delle popolazioni lavorative. Parte il conflitto per scelta delle organizzazioni sindacali. Non è neanche, come dire, un conflitto spontaneo, è un conflitto organizzato, classico, proprio classico. Il sindacato decide che nell'area centrale
dei 150.000 lavoratori di quelle tre grandi dell'automobile, si incomincia un conflitto che poi verrà esteso, un conflitto programmato e con una radicalità determinata dal conflitto a oltranza. Cioè, sembra di essere ritornati all'inizio del Novecento, con un balzo di tigre, appunto, che riacchiappa una storia con una rivendicazione che, se fosse portata in Europa, verrebbe considerata non solo dai governi, ma da tanta parte della politica, anche tra guillemets progressista, che termine orribile, verrebbe considerata massimalista. Un aumento dal 36 al 40% delle retribuzioni nei prossimi 4 anni. Cioè, una cosa, francamente, che mette in discussione gli assetti redistributivi esistenti. Aggiungo una cosa che è stata poco sottolineata. Un signore che fa di mestiere il presidente degli Stati Uniti d'America, e che peraltro si è distinto per un contributo sciagurato alla guerra in Ucraina, però riscopre una vena che è nella tradizione democratica americana, cioè il rapporto con le union. E dice, pur rammaricandosi per lo sciopero, dice che alle grandi imprese, voi che avete fatto profitti crescenti ed enormi negli anni scorsi, voi non potete che dividere questa ricchezza accumulata con i lavoratori, e aggiunge anche perché il ruolo del sindacato nella transizione ecologica e in questa fase di passaggio di crisi di sistema hanno un ruolo fondamentale. Che cosa è se non quasi la scoperta del labor, diciamo tra virgolette, e delle union? E forse perché proprio questa avanzata del capitalismo, delle politiche neoliberiste e liberiste, delle politiche di annientamento del lavoro e del salario, arriva a un punto ingovernabile per le classi dirigenti. Ingovernabile per le classi dirigenti. Poi non è detto naturalmente che si risolva con la rinascita di un conflitto di classe vincente, ma certo è la messa in evidenza che primo si può, e che quindi bisogna smettere questo atteggiamento giustificazionista secondo cui non si può, non ci sono le condizioni, il che non vuol dire che schiacci un pulsante e dai la partecipazione allo sciopero generale, vuol dire che ci devi lavorare a fondo, ma con la convinzione che se non oggi, domani mattina, il conflitto può riprendere anche per strade che tu non te l'aspetti. E quindi questa condizione di sudditanza a una sorta di legge bronzea del salario va spezzata intanto politicamente, ideologicamente, culturalmente, riprendendo con l'inchiesta la partecipazione dei lavoratori e la consapevolezza di una condizione intollerabile di sfruttamento. Grazie Fausto, mi pare che abbiamo detto le cose essenziali. Credo che se dovessi portare un cartello in piazza il 7 di questo ottobre, cosa ci scriveresti sopra? Sciopero generale. Bene.